Del CICAP mi piacciono le persone che ne fanno parte, è una grande famiglia che si sta fortunatamente allargando, fatta di persone che condividono un metodo, un approccio, ma anche una visione di come dovrebbero essere fatte tante cose, dall'informazione fino alla comunicazione e alla ricerca stessa. Devo dire che ho frequentato nel corso degli anni tanti settori, tanti gruppi, ma quello che ho trovato nel CICAP non l'ho mai trovato altrove. Ai convegni del CICAP si respira un'atmosfera bellissima. Io mi ricordo ancora il mio primo convegno, ero appunto appena entrata nell'associazione e all'epoca non era come adesso che ci sono tantissime attività, tantissimi festival scientifici in giro per l'Italia. All'epoca c'era praticamente solo il convegno del CICAP come punto di ritrovo di tutti gli appassionati della scienza nel nostro paese. Oggi fortunatamente questo genere di occasioni si è moltiplicato, però il convegno del CICAP ha mantenuto un po' quello spirito originale che aveva. Quindi forse la cosa che rimane di più dall'aver partecipato a un convegno del CICAP sono proprio gli scambi, i momenti di dialogo che si hanno con altri soci e simpatizzanti che magari hai conosciuto solo via mail o su Facebook o nei gruppi e le discussioni che ne vengono fuori. Ecco, mi viene da dire che al di là del programma, che comunque è bellissimo, ricchissimo, ogni anno è sempre più ricco, il programma off, cioè le cene, i pranzi, le pause caffè, sono una ricchezza che raramente si trova in altri contesti. Quest'anno in particolare credo che non ci si possa perdere il convegno nazionale del CICAP perché è un convegno totalmente rivisto, non è più un convegno in realtà, è un vero e proprio festival che forse per la prima volta, negli anni passati c'erano già stati un po' dei tentativi di inglobare dei personaggi, ma anche insomma degli argomenti non proprio storicamente legati al CICAP. Quest'anno mi viene da dire che il CICAP si è completamente aperto all'esterno, mantenendo ovviamente l'approccio scettico e critico nei confronti dei fenomeni, sia paranormali ma anche delle pseudoscienze, però con un'apertura e un'attenzione particolare a quelli che sono i temi di attualità di cui si discute di più, per cui se vi interessa capire qual è lo stato dell'arte, della discussione sui vaccini, sull'evoluzione, sulla medicina, su tantissimi argomenti che leggete tutti i giorni sul giornale, venite al convegno del CICAP. Curiosità, rigore e indagine.